Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catania. Ciao a tutti, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo di smartphone, essere o non essere, come scegliere uno smartphone con 50 euro. Nel link che trovate nella descrizione di YouTube c'è il riferimento ad una bloggata che feci qualche tempo fa, dove ebbe a raccogliere, ordinati per peso in grammi decrescente, le recensioni, i link amazzonici, le caratteristiche, il modello di smartphone valutati alla data del febbraio 2019 in relazione a quali erano gli smartphone low cost che si possono comprare con 50 euro. In questa seconda parte invece dell'episodio parleremo brevemente della storia dello sviluppo dei telefoni cellulari che poi sono diventati smartphone e poi ci porremo rapidamente il quesito se essere o non essere è un problema di smartphone. Allora, la ricerca e sviluppo applicata introdotta da consorzi industriali ha permesso la creazione di vari brevetti nel segmento delle telecomunicazioni wireless, mentre contestualmente le aziende di elettronica di consumo miniaturizzavano i walkie-talkie, connettendoli alle reti di telefonia fissa, creando in questi ultimi decenni il rapido sviluppo del settore della telefonia mobile nei paesi del primo mondo. La prima generazione di telefoni cellulari era analogica, TACS. I cellulari erano grandi e pesanti, con batterie di scarsa durata, permettevano solo di fare e ricevere telefonate. La seconda generazione di telefoni cellulari furono digitali, GSM. I cellulari iniziarono a contrarsi di dimensioni e ridursi di peso, iniziarono a disporre di piccoli monitor al quarzo, sempre più dettagliati, crebbero le funzionalità operative. I protocolli di trasmissione del GSM erano digitali, e quindi il traffico era composto con numeri, per cui le comunicazioni non erano immediatamente ascoltabili con uno scanner radio come avveniva nei TACS. Terza generazione di telefoni cellulari, GPRS. I cellulari iniziarono ad introitare sempre maggiori funzioni operative, piccoli browser software per fruire di website testuali costruiti ad hoc, radio FM, piccoli giochi, lettori di MP3, eccetera. Le trasmissioni erano digitali, il traffico era compresso a livello software in pacchetti, tuttavia le frequenze radio d'operabilità erano più o meno le stesse del GSM. La quarta generazione di telefoni cellulari furono gli smartphone, con l'arrivo dell'UMTS, che permise un drastico step up. Gli apparati radiomobili trasmettevano a pacchetto operando su radiofrequenze più elevate rispetto a quelle usate dal GSM, permettendo il transito di una maggiore quantità di dati. Iniziò ad essere possibile fruire internet anche in mobilità. Dopo questa innovazione di prodotto ebbero a succedersi vari acronimi 2G, 3G, 4G, 5G, eccetera. De fatto si tratta di brevetti che allargano il numero di slot in alta frequenza che prima erano ad uso della televisione analogica e che adesso sono sfruttati per telecomunicazioni bidirezionali punto multipunto o multipunto multipunto. Gli smartphone rispetto ai cellulari hanno perso la tastiera numerica, la quale è stata inserita in un monitor piatto resistivo o capacitativo, cioè capace di interagire intuitivamente con i polpastrelli degli utenti. Rispetto ai semplici cellulari, gli smartphone sono sicuramente dispositivi grandi e complessi, praticamente dei pocket computer multicore, hardware capace di navigare in internet, processare videogiochi ad hoc, spedire e ricevere email, gestire messenger,
fare fotografie, filmati, visionare filmati in audio video, in streaming, ascoltare la musica, permettere la lettura di files Word, PDF, eccetera. Oltre a offrire programmi e servizi di produttività personale, come ad esempio quelli inerenti alla gestione dei segnali GPS o GLONASS, offrendo dei navigatori satellitari più compatti. Tutta questa tecnologia si è diffusa rapidamente nelle case del primo mondo, dove già da tempo erano presenti computer desktop, computer portatili e poi tablet. Tali gadget tecnologici si sono aggiunti gli smartphone, le ultime diavolerie tecnologiche pushate dall'industria ai consumatori. La domanda sorge spontanea: essendo diventati gli smartphone un fenomeno di moda, annesso al cambio di costume nell'uso della connessione internet, per accedere ai social network, quanto gli smartphone sono oggi realmente necessari? Secondo me, gli smartphone sono dispositivi utili, capaci di abbattere il digital divide, specie se l'utente a casa non ha mai utilizzato un computer con una connessione ad internet. Secondo me, gli smartphone possono essere utili per chi lavora in mobilità. In effetti, fare e ricevere telefonate, contattare clienti, posticipare appuntamenti, effettuare rapide ricerche online e quant'altro sono necessità stringenti che gli smartphone fanno meglio rispetto a quello che permettevano già di fare i semplici cellulari GSM. Per il resto della massa d'utenti, quanto questi dispositivi sono realmente indispensabili? Un computer notebook costa intorno ai 200 euro. Ha senso comprare degli smartphone che costano più di un notebook?